un saluto ad Antonio, comune amico di tutti noi e per alcuni amico fraterno. Una presenza che non è, ne sono convinto, per motivo di curiosità, ma piuttosto vuole essere una dimostrazione di sincero affetto, di stima e di riconoscenza e di vicinanza alla sua cara moglie Bertilla, con i figli Michela e Vittorio, ai fratelli Michele, Riccardo e Annalisa. Antonio, cresciuto alla scuola di papà Gerardo e della madre Luciana, ha saputo apprendere la dolcezza e la tenerezza della mamma e la signorilità e la determinazione del papà, un mix di virtù umane che l'ha reso capace di grande professionalità nell'esercizio medico e che solitamente aggressiva e valorizzava con il suo sorriso e incoraggiamento nei confronti dei pazienti. Antonio era una persona affermata anche per tutta la nostra città, la quale gli ha sempre riconosciuto capacità intellettuali, professionali e organizzative all'interno della struttura ospedaliera e non solo. Oggi ci sentiamo tutti più poveri. Non ho mai notato in lui, durante il compimento del suo lavoro, un mestierante, perché l'amore alla sua professione lo portava ad essere sempre allievo e nello stesso tempo professore. Tutta la sua vita medica è stata un divenire, un perfezionarsi, consapevole che la conoscenza del corpo umano lo arricchiva interiormente e professionalmente. Nonostante la passione al suo lavoro, questo non è mai riuscito ad occupare il primo posto nel suo cuore, perché prima, mi diceva, veniva la famiglia, dove esprimeva il meglio della sua persona. Quanto amore, quanta preoccupazione per il futuro della sua famiglia. È stato capace di dimostrare la sua generosità e altruismo in ogni occasione, senza mai nascondersi quando era richiesto anche di aiuto materiale. A noi e alla sua adorabile famiglia lascia questa eredità, perché noi la raccogliamo, affinché siamo facilitati a costruire il mosaico della nostra esistenza. Ancora, mi preme sottolineare un aspetto meno appariscente nella vita di Antonio, ma fondamentale nell'esercizio e svolgimento del suo dovere, imparato nell'ambito della propria famiglia, ed è la fede.